Sì, ci siamo. Non è stata una scelta ottima quella di andare a casa? Fa niente, siamo qua. Siamo già in diretta. Capito, però. Siamo in diretta, diciamo, Davide. Non dovevi andare tu a fare prendere qualcosa lì. Vabbè, ormai. Sei veramente un mito, Davide. Siamo tutti con te. Quello puoi aggiungerlo anche mentre va, non ho scoperto. Puoi fare modificare il post anche mentre sto girando in diretta. Metti solo Cassano Salerno, almeno. Abbiamo anche il cameraman, abbiamo un Dorio Grande. Verifica se c'è l'audio perché avevamo anche il mixer spento, quindi. Adesso è tutto, noi ci sentiamo. Noi ci sentiamo, non so Davide come. Sa, siamo in diretta, Davide, possiamo andare? Sì, andate. Grazie! Quindi siamo qua, Mitico Luca, a commentare oggi 22 ottobre la partita di campionato tra la Palamano Cassano Femminile e praticamente la Salerno, quindi la squadra del Salerno, se non sbaglio, tutte squadre a pieni punti. Esatto, sia il Cassano che Salerno. Sia il Cassano che Salerno. Mi sono preso anche i risultati di ieri. Sì, bravo Luca. Ci abbiamo Davidino come regista. Ecco, ciao, abbiamo già qua una grandita volta, adesso un attimo leggiamo le cose. Un attimo, Bianca, tu. Adesso l'hai svelato, però. Non la svegliamo? Beh, ma quante ce ne sono tantissime di Bianca. Ce la fai? Come stavo dicendo, i risultati di ieri sera, Flavione Civitavecchia sì. Contro Oderzo 24-36, sì. Estense Ferrara 34-28, sì. Conversano Casagrande 32-24, Dossobuono Ariosto Ferrara 31-18 e Brixen Leonessa Brescia 31-24, quindi ieri risultati abbastanza netti per una classifica che in questo momento vede a punteggio pieno sì. L'Oderzo. Poi abbiamo qui mi ha stampato il coso, ma mancano sicuramente. Mancano alcuni dati. Comunque la partita sta iniziando, inizia 0-0 a sinistra. Abbiamo il Cassano, tenuta al solito Amaranto con i serti bianchi, e la destra la squadra del Salerno, completo verde. Mi ha stampato lo scudetto fuori luogo, ma ha coperto le squadre. Un attimo, adesso andiamo. Il punteggio, tu dici, possiamo dedurre? No, ti ha coperto una parte della classifica. Manca sicuramente Conversano che ha vinto ieri, quindi manca qualche squadra. Allora vai sul sito a vedere. Tanto siamo ai preliminari della partita, abbiamo detto la squadra del Cassano a sinistra, con abbiamo alcuni giocatori, abbiamo Bassanese a sinistra, abbiamo Zocca terzino a sinistra, Lauretta centrale, abbiamo Michela pivoto numero 1, poi Rebecca numero 59 terzino a destra, poi Gwendalina numero 44 alla destra. Vediamo, riconosciamo del Salerno, alla destra riconosciamo ovviamente la Gomez la centrale, poi vediamo la Coppola seconda e poi vediamo la nostra Ilaria, anche lei centrale. Ce l'hai? Tu cosa vuoi, Luca? No, stavo guardando il cellulare. Vuoi allora, questo? Abbiamo recuperato il casino, che in questo momento abbiamo Oderzo e Conversano a 6 punti, Salerno e Cassano 4, ma ovviamente ma una partita in meno. Casagrande 4, Dossobuono e Brixen 3, Estense Ferrara, Ariosto Ferrara 2, Brescia Terme e Flavioni ancora a 0 punti. Con la partita di oggi ovviamente si chiude il terzo turno, quindi trarremo delle conclusioni a fine pomeriggio. Bene, come al solito noi diamo il benvenuto a Ilaria che è tornata qua a Cassano a giocare, quindi vediamo Gomez, Ilaria, vediamo la Rita. Adesso possiamo introdurre il nostro ospite che purtroppo non può essere in campo. Non sarà in campo, vediamo le cuffie. Vediamo anche il microfono. Vieni qua alla sinistra di casa che dai, c'è dai. Il microfono. Dai, vieni qua in mezzo. Ciao Pachi, vediamo se ti sentiamo. Ecco parte. Ciao. Accesa si è accesa. Cosa abbiamo sul microfono? Prova. Lo sentiamo lei. L'altro canale, lei. Vai, prova. 4, Lei c'ha il 4. 4? Pronto. Sì, ti sento. Antena, ecco. Ok, quindi un leggero infortunio, non gravissimo, però per precauzione. Sì, beh, diciamo non proprio grave, ma non dovrebbe compromettere a lungo la mia attività. Solo che adesso devo stare fermo un attimo perché ho un accumulo di liquidi nel ginocchio, quindi è meglio precauzione. Diciamo un riposo conservativo. Conservativo! Per non peggiorare la situazione. La situazione. La settimana prossima si torna
quantomeno ad allenarsi, poi vedremo, ecco, per ispirarti sabato prossimo in campo. Anzi, no, adesso abbiamo sfondo intanto. Sì, sabato siamo in trasferta, poi gioco, ecco, subito anche due impegni conseguiti, siamo giocati sabato e mercoledì, quindi tu Luca la senti? Io non la sento, la senti la sua voce? Basta, ma la sento. Allora, alzarla ancora un po' di più. Ok. Sì, adesso il microfono lo sento, le botte le sento. Ok. Sì. 0-0 intanto. Ecco l'Italia. Zocche va a tirare. Ma Monica Pustner. Monica risponde, subito passo. Risponde. 0-0, 1-27. Cosa dici su questa? Come può essere questa partita, secondo te, vista dall'alto? Diciamo che sicuramente, no, beh, abbiamo giocato contro di loro anche al Memorial, quindi ci conosciamo, sì, bene, sì, conoscono, sì, loro la nostra nuova formazione, perché siamo abbastanza rinnovate l'anno scorso. Vediamo, può essere una partita piena di sorprese. Noi ce l'auguriamo, perché vorrebbe dire... Bene, intanto segna subito Gomez, 1-0 per Salerno, 2 minuti del primo tempo. Ripartenza veloce con Lauretta che scarica su Rebecca. Adesso vediamo subito, Zocca perde. Data bene che era sotto fallo, sotto... Ecco, sicuramente la Gomez è una giocatrice che va marcata assolutamente. Sì, ma c'è un po' tutto da marcare lì tra Ilaria, Gomez, la Lancetti, sono tutte giocatrici molto molto... pericolose. Vediamo la rete allarga, risale Zocca, ecco, persa la palla e saremo puniti su Coppola, eccola lì che va a prendersi il fallo, si gira, molto bene, 7 metri, poi mette prima sanzione, prima sanzione, mancata, cos'è, rigore, mancata. Sì, non aveva altre possibilità perché sul pernopiede rotazione Zocca ovviamente era la parte sbagliata ed è stata superata, ma l'ha tenuta. Vediamo il Salerno, sì, con Gomez al rigore. I primi commenti, quindi salutiamo Gianluca Amato che ci dice buona domenica e ti saluta, quindi dice Bianca. Oh. Anche Emanuela Notaro che dice ragazzi eccomi, forza Salerno. 2-0 per il Salerno al terzo minuto del primo tempo. Difesa 6-0 in questo momento per il Salerno, quindi tutte ragazze molto alte, a cominciare dalla, sì, nostra Ilariona. Da Ilaria, da Gomez, la e poi Gomez, dopo c'è la trombetta, quindi la mitica Rita Trombetta, di là quindi c'è un trio centrale che sarà difficile. E poi e quando poi, non c'è il centrale cosa c'è? Quando c'è passa portiere. La palla c'è una certa Monica Puster in porta. Conosci bene quel portiere lì, ti alleni con lei in nazionale? Quindi cosa, quali sono i suoi punti deboli secondo te? Se ne ha, eh. Allora, se ne ha. Diciamo che secondo me il punto debole è quando magari non prende una o due palle. Sì. Ok. Quando inizia a parare non... No, si carica e carica tutta la squadra. Ma poi anche. Pagliene due di fila, dai. Va bene, ok. Abbiamo visto il barbatrucco e per adesso prendiamo il terzo gol. Vanno ogni minuto, vedo, 3-0 Salerno, 4. Temo che... Contrariamente a quello che ha detto Bianca, non ci siano sorprese in questa partita, nel senso che il più forte si imponga anche per le defezioni che ha il Cassano. Ricordiamo Bianca, abbiamo Bianca al quadrato, che sono ovviamente Bianca Barboso. Bianca per onore di firma, giusto? Ci sincronizziamo. Sì, esatto, Bianca Bianchina, per cui effettivamente. Ed ecco, attenta al pallonetto. Guardate la Gomez che lancia subito. Bella azione del Cassano, subito la Coppola che perde la palla. Primo errore della Coppola, 3-0. Cassano riparte, Zocca, va subito, Rebecca scarica su Lauretta che cerca di entrare, segna! Questa è la rivincita dei piccoli e volonterosi contro i grandi. Dai, 3-1, brava Lauretta. Guardate che difesa, sì, che bello. Mi piace vedere così il Cassano. Ci stiamo animando. Esatto. Ma perché siamo un po' come un diesel, ci mettiamo, sì, un po'. Sì, assolutamente, ma è bello avere, esce adesso la Bassanese 5-1 sul centrale della Salerno. Ci siamo sbloccati perché comunque, sì, effettivamente, una l'avevamo fatta, ma Monica ci aveva impedito di marcare, quindi si è lasciata Lauretta, si è lasciata lavoro. La trombetta. Ho visto quell'attimo in cui guardava il passaggio e gli ha sfilato via la trombetta. Prendere la Rita non è cosa facile. Sì, poi è stata un attimo abbindolata dal passaggio verso l'altra parte, ma sì, assolutamente, brava a ribaltare il gioco. Infatti la Rita ci aveva le mani addosso, ma non è riuscita a imporre la sua mole nei confronti della trombetta, quindi 4-1, brava la Rita comunque. Ecco, vediamo, scarico su Guendalina, risale Bassanese e va
Ma c'era già lì con le manone su. Un angolatissimo, e anche in questo caso. Ha seguito proprio il movimento ed è andata a continuarlo. Sì, diciamo che non è facile quando ogni sforzo poi viene stoppato dal portiere. Assolutamente brave le ragazze del Cassano. Sì, sì, esattamente quello che dovevano fare. Ora Zocca ci cerca di tagliare fuori la Gomez, ovviamente. Eccola lì, ma peccato, questo è molto pericoloso. Adesso c'è Michele che scarica, ma l'ala, brutto scarico all'ala, il rischio è stato calcolato dal Cassano, molto bene. Zocca, difesa aggressiva, classica 5-1, molto profonda, quindi... Brava Zocca, brava! Non così! Peccato. Però, su spinta! Viene ammonita adesso la Gomez, ma si era capito che il portiere sarebbe andato sul palo incrociato. Non poteva più cambiare Zocca, perché era stato spinto in maniera... significativa, 6-35, 4-1, possibilità del 4-2 del Cassano. Lauretta, ecco, Gwendalina, prova Rebecca, bella, ma c'ha le mani, viene spinta Michela, viene spinta, ah, peccato, abbandonato la porta, ma non prende, c'è stata una netta spinta da dietro su Michela numero 1. Il tentativo di respinta, adesso no. Lunga per Gwendalina, addirittura deviata a metterla porta, dentro, brava Gwendalina, in ogni caso, in aria. tanti passi. Molto bene, c'era il portiere. Parata anche di Rodrić, contropiede, ma fa buona guardia Gomez. Su Bassanese. No, avevamo la possibilità più volte di fare il 4-2. Io direi che l'anticipo lo farei, ma... Adesso si è liberata bene l'aria, ma questa volta la traversa. Quindi, avendo preso il soffitto, possesso palla al Cassano. Palla contesa, palla alla difesa. Vediamo Petazzi che sta dicendo alla Bassanese di non anticipare troppo, perché ha anticipato sì, ma... Lì è sempre il rovescio del medaglio. Se prendi la palla hai fatto una cosa... No, effettivamente già se tieni lontano la giocatrice già hai fatto un buon risultato lì. Sì, esatto. Bisogna stare attenti a queste situazioni perché poi si rischia di... La voglia c'è, ma dopo ti puniscono in maniera bestiale. Lauretta, ancora... È stata contratta bene, direi, Rebecca, quindi 4-1, però il Cassano ha avuto tre volte la palla al 4-2. Questo non è male. Ma a mezza altezza, quindi. Brave ragazze, brave, la state tenendo fuori. Monica. Brava, vai Gwendalina, più decisa Gwendalina, brava, sì. Vuol dire, soprattutto vuol dire togliere la briglia al Salerno, 4-1. È proprio un tuo fedelissimo, perché dice, credo che la vinciamo, ma Bianca secondo me è la numero uno. Passi, grazie, bene Gianluca. Cassano. Beh sì, su. Salerno a gennaio quando giocheremo al ritorno. Bene. Tanto il punteggio è fermo da qualche minuto, sì. 4-1. Vuol dire che il Cassano ha tenuto in difesa, infatti ha fatto fare delle forzature al Salerno e poi dopo purtroppo non è riuscito a realizzare un attacco. Quindi solo per adesso il gol di Lauretta in 9 minuti. Qualche buona prestazione, qualche buon tiro di Rebecca, ma ha sempre fatto buona guardia Morca. Comunque Rebecca giovanissima, però si sta prendendo anche le sue responsabilità. Molto bene, ancora il portiere con gamba sinistra. È andato, non aveva più. Piede, questo era piede. Sì, l'abbiamo chiamato da qua. Ne abbiamo convinti. L'abbiamo convinti. Sta giocando molto in seconda fase, veloci, ma hanno già preso tre palloni. Aumentano il rischio. Aumentano il rischio anche perché il Cassano è alzato dell'intensità difensiva. Quindi, aumentando il rischio, ovviamente anche le percentuali di successo diminuiscono. 4-1, 9-30. Cassano deve segnare il secondo gol. Lauretta chiama schema. Risale Gwendalina, torna in sua posizione. Zocca, finta di scaricare, va a depositare bene. 4-2. Quello giusto. 4-2. 4-2, anche la trombetta, sulle braccia. Molto bene, deviata se non sbaglio da parte di Rebecca che c'era sul pezzo, 4-2, 10 del primo tempo. Finalmente questo 4-2 è arrivato. Mi piace il Cassano, mi piace così. Brava! Quasi. Dai, tienila lì. Piede. Benissimo, tutto forzato, tutto difficile per le tre bocche del fuoco del Salerno. Gli automatismi in attacco oggi sono difficili perché comunque sta giocando Michela al posto di Bianca come pivot, è entrata da più un minuto Rebecca che poi magari hanno provato quando hanno saputo dell'assenza sicura di Bianca, però sicuramente gli automatismi rispetto alle altre partite sono un po' saltati. Infatti sono saliti un attimino gli automatismi negli ultimi minuti.
E adesso piano piano che passa il tempo le cose dovrebbero migliorare, speriamo che Rebecca riesca a sbloccarsi subito segnando un gol, così prenderà ulteriormente fiducia. 4-2 per il Salerno, ricordiamo quasi decimo del primo tempo, quindi il Cassano è riuscito a rompere il ghiaccio e poi dopo a interrompere, era su 3-0 il Salerno, ricordiamo. Quindi questo time out chiamato da Sasha perché vuole un attimino... C'era Salerno in attacco, quindi credo chiamato a Salerno. O avevamo recuperato sì, palla. Ha chiamato Salerno, ragione. Palla verde a destra, quindi Salerno. Quindi non è contento l'allenatore del Salerno, non è contento Rupec Neven. Che poi in qualche modo riusciremo a intervistare. Intervistare con... O in inglese o in croato. In croato qualcosa lo chiameremo. Italiano. Sì, parla un po' l'italiano, ma ha detto, infatti gli ho chiesto se la parla in italiano, poi riesco in inglese, però poi ho pensato, abbiamo sia Sasha che Colez. Abbiamo Colez che possiamo parlare nella loro lingua, usare loro come interpreti. Ancora in attacco il Salerno sul 4-2, 10-18 del primo tempo, il Cassano ha registrato la difesa. Abbiamo ancora il problema dell'uomo scopettone che si propone la bianca stavolta, perché Petazzi ovviamente dopo, eccolo lì. Diciamo rischiava di fare un po' di ginnastica riabilitativa, quindi va bene. Sì, esatto. Quindi la botta dove era stata, cosa credo presa? La testa. È proprio trauma cranico, quindi è stata... Ma sulla caduta o sull'impatto? Io non l'ho vista. Peso sull'impatto, ma sì. Quando è ricaduta a terra dopo la testa. Ho parlato anche col papà, con il nostro amico Claudio, che è sempre presente. Anche lui mi ha detto comunque è stata tenuta in ospedale direttamente a Brescia, quindi ha preso una bella botta. Gomez me la tiene, mica la scarica, ma brava in due, brave! Bene, brave! Salendo la difesa. Bene, chiave sì con Guendalina, infatti guardate che difficoltà, nessuno sui sei, troppo bello, troppo bello. Veramente Salerno di Vase, Zocca se l'è persa, ma era giusto così, 5-2, se l'è persa sul palleggio. Pastip, rimessa veloce, troppo veloce. Bene, troppe giocatrici del Cassano, oltre la riga, chiama per permettere a Bassanese di rientrare, cosa abbiamo? C'è sempre ancora? Il campo da asciugare, quindi c'è qualcosa che... Ancora, vediamo che ci mettiamo, forse in tre riusciamo a capire, no, niente, era un... Ah, ok, fatto così. È a posto, conforme, no. Abbiamo... Cosa sta succedendo? Dice che lì lo scopettone non è conforme. Credo che più che sudore fosse rovesciato un bottiglietta d'acqua, quindi credo che ormai lo scopettone sia irrimediabilmente umido e... Può darsi. Tiri su l'acqua e poi diventa... Ho capito, quindi non si è idoneo ma ci voglia. Non può più usare quello. Qui vediamo quindi le attitudini di Bassanese, ok. Salutiamo Patrizia Luoni intanto. Ciao Patri! Nostra mitica Patrizia. Ok, quindi finalmente abbiamo Bassanese, ora salterà due giri di palla. Per vedete qua che buon giocatore venire da Vivedo e Cassano, sicuro sia maschio o femmina, Patrizia ci ha messo le mani quando aveva 8-10 anni. Sì, sicuramente. Quindi, l'imprinting è sempre suo. Certamente. Io purtroppo a 8 anni non giocavo ancora a pallamano. Infatti è la nostra giocatrice più scarsa. La nostra... iniziato a 12. Bene, quindi... Primo in nazionale quando è stato? Quanti anni avevi? Quando mi sono trasferita a Futura, nel 2012. 2012, bene, quindi anni avevi, quanti anni avevi? 15. Quindi. Devo farne 16. Bene, brava, aveva liberato Michela. Avevo iniziato a 12 anni, a 13 già rischiato di farci vincere un campionato under 14. Non so, va bene. Ha iniziato tardi ma ha recuperato però in fretta. A 15 l'ho vinto, under 16. Eccola lì, adesso vediamo, si sono dimenticati la coppola, che ovviamente colpisce, 6-2. Questa è una qualità di Salerno su cui bisogna stare attenti, bisogna coprire in contropiede. Sì, però se devo notare c'erano 4 difensori del Cassano con la zona libera centrale. Erano tornati, ma in 4 contro 1, ma la coppola è assolutamente sola. Ma la coppola non ha pensato nessuno. Erano tornati tutti sulle proprie posizioni. Sulle proprie posizioni, non sul primo pericolo, certo. Bisogna sempre guardare. Questo è il senno di poi, ovviamente. Però ovviamente. Da qua sopra è tutto più semplice. E da qua sopra, soprattutto senza il fiatone, senza delle belve come quella della squadra del Salerno davanti, è tutto più semplice qua. Intanto è entrata Aurora Pibot, che è l'uscita centrale. La nostra mitica Laura Natalia Alarcon, la nostra Greta Beltrame che ci gira e Patrizia Luoni. Bello passaggio, ma c'era sui Lari. Deviata la palla dalla manona di Laria.
Abbiamo anche un cameraman bello alto che si è seduto adesso, hai notato? Sì, vabbè, due metri per forza, parlava tutte le persone dietro. È stato anche, come dire, protagonista nella partita con Molteno, Luca, che tu l'hai vista? Sì, sì, bisogna dire, ha fatto una discreta partita, poi magari nell'intervallo racconteremo la vittoria dei ragazzi ieri sera. 6-2 per il Salerno intanto. Gomez libera, ma la tiene Bassanese, scarica sulla trombetta che castiga da là. Implacabile, diciamo, ogni nostro errore viene punito. Ricordiamo che giocava terzino destro, è stato spesso dirottato come alla destra, con buon successo la trombetta. Sì, sì, sì. Beh, ma d'altronde con davanti una come Gomez non puoi far altro che metterla là all'inizio. Tanto 7-2 per il Salerno, stavolta il time out è stato chiamato da Sasha. Perché c'è stato ancora un parziale per il Salerno, quindi... Sì, perché da 4-2 c'è stato un parziale di 3-0 per il Salerno. Per tentare di arginare la diga che sta travolgendo le nostre ragazze, purtroppo. Quindi abbiamo notato un po' di tenute a Cassano, 3-0 iniziale, poi è andato sul 4-1, tanto sul 4-1, addirittura 4-2, poi 7-2 per il Salerno con un contropiede alla Coppola e con dei bei tiri della Gomez. Salerno 7-2, Cassano ovviamente ha notevoli difficoltà realizzative. Per adesso ha segnato Lauretta. Visto Cassano molto bene con la difesa schierata, è riuscito a contenere gli attacchi del Salerno. La difficoltà sta nel nostro attacco che non riesce a essere propositivo a segnare, e poi ci esponiamo al contropiede, cioè sul contropiede qualcosina dobbiamo migliorare. Assolutamente, perché la prima cosa è, con delle difficoltà così grandi in attacco, è non prendere in gol al contropiede, altrimenti le orecchie ti vanno per terra. Diciamo che la difficoltà nostra in attacco è anche il fatto che c'è una differenza fisica. Sì, certo. Loro sono assolutamente. Molto di più della nostra media d'altezza. Assolutamente, c'era uno. Cosa diceva sulle persone grandi? C'era un piccolo che avevo letto, ho sentito qualcosa, che la differenza dei grandi e dei piccoli è che quando cadono per terra fanno più rumore. Esatto. E quindi bisogna sfruttare la fase in cui questi cadono per terra, e quindi ovviamente agilità e movimento, che è fondamentale per il Cassano ovviamente. Ecco, Val ci crede e prende anche il rigore la Michela, si vede il suo contributo. Anche giallo, anche cartellino giallo. Anche giallo. Cambiamento tattico con Michela, sì, Michela uscita al centro, Zocca terzino destro e l'ingresso di Aurora Pivot. Di Rolfo a Pivot. Quindi. A Pivot si è visto ovviamente più sicurezza nelle tre giocatrici centrali del Cassano. Vediamo subito Gwendalyn con quella gamba destra aperta bellissima. 7-2, se poi sbagliamo anche i rigori, ragazzi. Ecco il pivot libero, sono uscite in due, pallonetto, ma prende Zocca. Riuscita a deviare sulla traversa, poi fortuna palla di rimparata ancora addosso, ma non è ricambolata in porta, quindi contropiede il Cassano. Guarda, 7-3, punite. Chiaro che se segnassimo anche i rigori sarebbe più bello. Nei rigori si è sempre uno contro uno, anche se c'è il portiere del Salerno. È un 50-50. Sì. Ok, guardate, Zocca cerca di tenere, adesso Bassanese non gli venga la voglia di anticipare troppo, eccola lì, esce Coppola, scarica sull'aria, ancora, vediamo, difficoltà del Salerno, deve entrare, scambio, bravo, mani di Bassanese, peccato sui piedi di Michela, che sfortuna, era messa assolutamente, Gwendalina ci ha messo le manone, ma è andata sui piedi di Michela, attenzione, Ilaria se lo son persa, poi, brava. Rigore, Zocca in ritardo, era in ritardo. Zocca in ritardo, ammonito quali? Quale dei due? Quello di sinistra, Sasha. Ammonito Sasha. Attenzione. Sasha che dice sì, hai ragione, però dice la sua dopo. Non so cosa c'ha Petazzi. Sì, giusto. Vediamo la Gomez. Siamo passati anche settimana scorsa a Brescia, abbiamo avuto questo piccolo problema tecnico di Massa e Sasha. Eccola, quasi sul rimbalzo, Milizia a momenti la prende. E 8-3 per il Salerno. 8-3, sì, me l'ho perso col De Cassano. Devi spipolare, Luca. No, ho spipolato, va bene. Su Live Ticket federale, ma mi avrei dimenticato sul nostro. Va bene. Ormai siamo multitasking. Esatto, 16 del primo tempo, Salerno 8 difesa, Cassano 3 in attacco.
Michele è tornata a giocare pivot, Lauretta perde la palla, scarica su Rebecca, Zocca si gioca l'uno contro uno, Manoni addosso, non riesce a scaricare. Entrare Zocca, ma ha cercato ancora l'ultimo passaggio. Zocca sta giocando delle partite molto, molto belle. Ha fatto delle partite in casa, l'ultima era fantastica. La settimana scorsa a Brescia ci ha dato lei quella marcia in più in difesa nel secondo tempo per farci salire. L'altra partita, la precedente in casa, che ha fatto 8 gol o 10 gol, ha fatto una delle migliori partite che ho visto fare da Zocca in casa. Sta giocando bene, bella palla a mano. Scarica, finta, adesso prova, butta via Michela, alla Gomez che lancia la coppola, la Bassanese ci prova, la Brava che l'ha portata sul palo lungo, non c'era Milis, Lauretta deve scaricare su Michela, va, Riga, stavolta c'era, Gondalina l'ha vista, ancora la coppola, ancora. Diventando una spina nel fianco, Antonella Coppola. Sì, sì. Poi la intervisteremo a fine partita. Sì, diciamo 9, adesso è già il suo secondo gol, ma non so se addirittura. Terzo, mi sa. Però vedo segnato 2, a me ne ha segnati tanti per me la Coppola, più di 2. Comunque gli è andato infatti il gol, il 5 al numero 10 le è andato, che non ha segnato. Gli è andato la Gomez questo gol qua, perché ho visto andare su da 4-5, aveva appena segnato la Coppola. Infatti. Va bene, quindi noi lo sappiamo, Aurora scarica, ritorna a pivot. Lauretta, brutto passaggio di Michela su mani alte di Lauretta. Concentrazione, salutiamo. Ecco, sono dimenticati la trombetta che va subito a punire sul primo palo. 11-3, queste brutte disattenzioni. E ne approfitto per salutare Giulia Loso che si è collegata da... Ciao Giulia. So ciao, ci saluta anche Bianca, hai sentito Giulia? La salutiamo con affetto. In quel di Conversano, dico giusto. Giocare Conversano, sì. Però magari questo weekend è tornato a casa, ha giocato ieri, magari in questo momento si trova. Magari alla Maison, quindi intanto 18, Salerno 11, Cassano 3. Zocca ride, si vede che l'ha presa al punto giusto, scarica ancora, finta ancora a vedere quante persone vanno a far falle. Brava Zocca comunque, aveva già vinto l'uno contro uno, era andata per una seconda possibilità di tiro. 13-11, scusate, 3-11, 3 Cassano. Era una magari, speranza magari. Ancora provato lo schema, diciamo tiro, ecco che scarica subito la Michela, cerca di interferire, ma Gondalina era convinta ci fosse Bianca lì in mezzo, credo, certamente numero 18 con lo sguardo, numero 18 alla sinistra, molto forte la napoletano alla della nazionale. Sì, assolutamente, infatti ho visto e mi sembra che per il Memorial Tac abbia fatto delle bellissime partite, se mi ricordo bene, infatti teneva in piedi proprio la sua squadra, quindi cambi una, un'altra, cambia poco. Scarico basso, Zocca adesso non c'è più inerzia, Zocca ancora, si gioca, se la fuma, peccato, si è fumato la trombetta. Bravo il Cassano, ecco lì Gwendalina, ma che bello, 4-12. Peccato che bisognerebbe essere così concentrati per tutta la partita, non giocare a sprazzo, ovviamente anche con pochi cambi, tutto più difficile. Salerno 12, Cassano 4. Massimo Centomani dice grande Rita, e lo stesso dice Maria Manfredonia, grande Rita. Beh certo, è la trombetta che fa di quei numerelli. Brava le mani Michela, e va sulla Bassanese, va sulla Bassanese, non trema, e va! Bene, bene. Piccolo back del Cassano che recupera due gol. Ah, se l'è persa, molto bene, molto bene. Ce n'è una più brava delle altre. Il giocatrice del Salerno, se non è l'ala sinistra, è il centrale, se non è centrale la Gomez, se non è l'aria, è tutto più difficile. Valentina Landri in questo caso ha segnato il 13-2 gol per il Salerno. 13-5 quando siamo al 20°. Poi è entrata un'altra brava giovane, se non sbaglio la numero 25, che è la Casale Laura, che abbiamo visto anche durante, è stata molto brava, molto brava in tutte le fasi, sia difensive che attacco, quindi non ce n'è una scarsa, diciamo classe 96 Laura. Adesso l'uno contro uno contro Michela, viene punita con un giallo, proprio Laura Casale di cui parlavamo poc'anzi. Fresca, subito giallo. Sì, ben altro, sì. È andata a battezzarla subito Michela. Intanto è andata in panchina anche Rita Trombetta, è entrata Vittoria Romeo. Ah, ecco. Quindi esatto, sì, un po' di differenza fisica si nota, però ovviamente l'agilità. Ecco, non ci abbiamo ala, andiamo tutti lì purtroppo.
Avevamo anche Salerno, sappiamo, ha un vivaio floridissimo, no? Anche una seconda squadra a segno che gioca in A2, allenata da Laura Ava, quindi anche il vivaio del Salerno sforna in continuazione giocatrici su giocatrici. Attenzione, brava Zocca che è tornata, ha dovuto cambiare, è difficile prenderla quella, sa tenere la palla bassa quando il portiere salta, è la seconda volta che schiaccia, io nel portiere tenterei di tenere i piedoni per terra almeno per una volta, verrà infilato sul, ovviamente sulle orecchie. Va bene, 15-5 per il Cassano intanto, scusate per il Salerno, scusate, è una cosa, io ho dato 10 gol in più quando era 3, però adesso 15 Salerno, Cassano 5, 21esimo del primo tempo. Passivo che sta diventando pesante, però fino adesso bisogna dire onestamente, brava, la rete. Quindi Salerno sta difendendo bene, sta colpendo in contropiede, quindi diciamo che la differenza principale l'ha fatta la seconda fase del contropiede del Salerno, perché lì hanno punito, infatti quando hanno sbagliato 3 attacchi consecutivi la palla, il punteggio è rimasto 4-1. Ah, voleva incrociare, la tenuta, eccola lì, ci va Michela, difesa in area della Gomez, comunque tu lo sai Bianca, quando ti difendono mezzo metro dietro. Sì. Diciamo che la difesa di Salerno è la peggiore per quanto riguarda il mio ruolo, perché veramente mi tengono in 3 sempre, poi anche in modo per la maglietta, per sì, dove. Ma io avendo giocato passivo per il Cassano, brutto passaggio, non abbiamo neanche bisogno di giocare 6 passaggi. Io devo dire la verità, arbitro di fondo, se sono un arbitro di fondo guarderei 2 cose: chi taglia in area dalla squadra avversaria e chi difende in area della squadra in difesa, non è che devo guardare tanto. Ma diciamo che è un fattore che viene da arbitro a arbitro, cioè certo. Chi fischia tanto i tagli in aria, io lo so bene. Sì, è vero, però ti devo dire che è anche molto facile rispetto a un pivot difendere mezzo metro dentro. Allora, certo. Se ne va tutto quel paese. Se ne va tutto quel paese, perché su tutta la riga che non puoi pestare, loro la riutilizzare, c'è una grossa differenza. 24, anche lei è appena entrata. Va che va, scarica! Se l'è presa l'aria con le sue mani. L'Aurora non è riuscita a avere le mani avanti. Comunque, grande Zocca. Stiamo avendo qualche problema tecnico con i passaggi. Sì, e beh, ma d'altronde non è facile da pivot. Tu lo sai, tu lavori con una mano sola, ti tieni anche lontano l'avversario. Non è così facile, ecco, l'ha capito tutto. Io andrei sulla ribattuta. Andrei, peccato, tutto semplice per il Salerno. 16-5, ha segnato la numero 11 del Salerno, Vittoria Romeo. Le sa tutte, Bianca, ovviamente. Lei è giovanissima. Oh, entrata classe, entrata 90. Erika. Noi la chiamiamo 100% Canziani, perché ovviamente soprattutto nella Memorial Tacca non aveva fatto non so quanti gol e non ha sbagliato neanche uno per tutta la partita o le partite che ha fatto. Comunque Giovincella molto vispa, molto tecnica, anche molto, ecco, scarica su Aurora, ma lì è difficilissimo. Non c'è spazio. Ma anche Aurora crescerà molto con queste partite qua, capirà cosa vuol dire, minutaggio le serviranno molto. Ecco, tu immagino che... Eccola! Coprendo lo stesso ruolo, ti alleni spesso insieme a Aurora. Dici qualcosa su questa giovanissima promettente? Ma diciamo che è molto attenta, soprattutto a imparare. Tanta volta e... Eccola! Sicuramente imparerà tanto. Sì. Ecco. Riuscite a scambiarvi opinione, dargli consigli? Sì, credo, cerco di darle molti consigli. Comunque quel poco che so, perché alla fine... Insomma, tu hai fatto esperienze sia con Futura, poi soprattutto anche a livello internazionale, quindi sicuramente è qualcosa da trasmettere. Superiorità del coso che è uscito dal portiere, la Gomez non riesce, la tiene in aria, brava, vai, lo sa che non c'è portiere, lo sapeva Zocca che non c'era portiere, lo sapeva che stavano giocando con 6 giocatori di movimento, ancora esce portiere, Gomez va tenuta, scarico su Ilaria, non la tiene e para, bravo Lauretta, scarica, vai, vai Zocca, viene Michele al centro, c'è un'ora libera, ma va da solo, era giusto, quell'angolo lì era giusto, attenzione là Aurora, vai Aurora, peccato, che punizione che ci danno. 16-6 con 3 cambi di campo
che diventa 17 Salerno, Gianluca, 6 Cassano. Gianluca Amato ci conferma che Laura Casale è bravissima, sì, ce l'abbiamo detto, e dice a Salerno manca solo Bianca. No, Bianca ce la teniamo stretta, non ve la diamo. No. Non vi dico il sorrisino che ha fatto Bianca. Basta. Se avevamo la camera, ve lo facciamo rivedere al rallentatore con la sua bella cuffia che faceva ci aveva 32 denti o 38, non so quanti. Comunque, ecco, viene subito a contrata, ovviamente, Canziani. Erika, comunque, 6 Cassano, 17 Salerno. Mani addosso, dobbiamo tornare, ragazzi. Ho capito che guardiamo la palla. Guardate che interferisce. Brava Michela, bella interferenza, bella diagonale, Michela. Bella diagonale. Michela a recuperare palla. Mi è sempre in testa, Luca. Sì, Bianca, anche perché erano tuoi quei palloni lì, quelli che cadevano. Guardate Lauretta che va fino alla fine. E questa è 2 minute per la Lancetti, 2 minute, quindi che sono 6-17. Mi piace vedere questi sprazzi di gioco. C'è Michela che la vedo destra un po' come Forrest Gump, la vedo, diceva, sono un po' stanchina. Permettimi di salutare tre amiche, Mariella Martelli e Daniela Falcao di Cassano, e soprattutto Isabella Gandolfi, Isa Pix da Ferrara, nostra super fotografa. Grande Isa, adesso vediamo, scaricone. È entrata Camilla Casara al posto di Aurora. A pivot, sì. Ah, la super Camilla, che cos'è? Ma è la prima partita che fa in casa? È la prima partita che fa in casa. Non era ancora tesserata, mentre non so se è venuta a Brescia, non mi ricordo. È venuta a Brescia? Sì, a Brescia è venuta, mi ha detto. Infatti, eccola lì, Michela. Andiamo a 17-7, che bel minuta, che bel minuti di gioco di Cassano. Ho detto che Michela stanchina, mi ha subito fregato dicendo non è vero, è tutta una finta. Diciamo qualche segnale di risveglio. Assolutamente, ma è la discontinuità. Si è assestato purtroppo a meno 10, però in questi ultimi minuti siamo riusciti a reggere il colpo. Certo, ovviamente. Salerno gioca ancora senza portiere. Sì, esatto, 6 giocatrici in movimento, abbiamo visto che se veniamo in possesso dobbiamo tirare subito in porta. Guendalina scarica sulla Santutti, gestire il pallone. Deve andare largo, ma lì c'è Cassano, questo è giusto, anzi, se mi ci metto meglio c'è un bello sfondamento lì. Secondo me. Sì. Ciao a te Isa, bacioni anche a te. Molto bene, forziamo il Salerno. Rientrata nel frattempo Monica, quindi non ha potuto tirare. Eccola, peccato, Camilla tagliava, è andato con una mano sola. Peccato. Dobbiamo, anche se dovremmo avere più calma, secondo me. Sì, esatto. Il divario di... Sì, solo se c'è 100%, sì, provarci. Sì, bisogna forzare, o solo se siamo tante in attacco contro meno difensori, ecco. Certo. E Gianluca insiste, adesso ti banno Gianluca se non la smetti, dice dai vieni un po' a prendere il sole da noi. Fa un annetto, vedremo. Ti banno Gianluca, esatto, ti banno. Attenzione perché c'è Bianca che ride. Coppola esce da pivot, numero 4, Ilaria, cerca, ma c'è Guendalina che vede la Canziani. No. Peccato. Io comunque l'avrei passato in contropiede. Sì, esatto, sì. Soprattutto dovrei tirare Guendalina subito, una volta che ha perso l'attimo Guendalina. C'era Erika da sola in contropiede. E ancora Cassano. Andiamo, Michela, portiere rientrato, taglia la Camilla, passaggio basso, va Camilla, riprende la Michela, prende il primo palo, e andiamo a 17-8, godiamo di poco ma godiamo. Belle lezioni a Salerno, deve far uscire la Gomez addirittura. Buon finale di tempo del Cassano, speriamo che siamo di buon auspicio per il secondo. I gol ovviamente sono tanti, sono 9 da recuperare. Sì, ma finalmente vediamo il Cassano presente. Assolutamente, senza due cambi fondamentali come Bianca Barboso e Bianca Del Balzo, Cassano sta tenendo una botta fantastica. Molto bene! E va la Canziani, un attimo, va su Lauretta. Vediamo quante Camilla! Peccato, ci va e segna! Buono. Bella mentalità Bianca, proprio bella mentalità. Persa la palla, toccata, io la prendevo quella palla, non gliela ridavo. Attenzione! Ok. Pericolo. Bene così, 9 Cassano, 17. Che bella fine di primo tempo Bianca. Sì, ci siamo un attimino risvegliate nonostante un paio di errori alla fine anche a porta vuota, però comunque meglio dei primi 15 minuti, questo sicuro. Adesso dobbiamo tenere alta la concentrazione nel secondo tempo per cercare di
Certo, è ampio, è più un bel più 8, però è bello lo spirito del Cassano così. Crescono tutti e soprattutto la partita serve. Sì, gli ultimi 7-8 minuti molto buoni, prima mantenuto le distanze, poi addirittura nell'ultima fase ha recuperato due gol da almeno 10 che si è arrivati, quindi di buon auspicio per il secondo tempo. Sì, sì, poi anche il fatto che stiano giocando molte giovani, sì, solitamente non hanno molto minutaggio, come anche Rebecca che è partita titolare. Questo è importante, soprattutto quando una squadra come Salerno. Esatto. Speriamo che questa partita serva anche a prendere un po' di esperienza. Assolutamente, prendere minuti poi con Salerno vuol dire minuti doppi che pesano. Soprattutto perché le partite di settimana prossima sono molto importanti, vanno vinte entrambe, assolutamente. Ce le dici, che tu le conosci bene? Aspetta, non la conosco. Cioè, giochiamo contro Teramo sabato prossimo e se non sbaglio mercoledì forse Civitavecchia, forse. No, Civitavecchia è l'altra trasferta, giochiamo in casa col Brixen, mi sembra. Bene, comunque perfetto. Due partite in ogni caso fondamentali. Se vogliamo avere il posto nei playoff vanno sicuramente. Assolutamente, quindi. Noi te lo dico in anteprima, ci stiamo organizzando, siamo ancora sicurissimi, ma l'idea è di venire a Teramo, fare la diretta anche da Teramo. Quindi. Bene, bene, sono contenta. Sarà Luca. Attendo con ansia la partita di mercoledì 1 novembre perché voglio finalmente vedere il video d'entrata che oggi non si è potuto fare. Problemi tecnici abbiamo. Il 1 novembre non so se c'è già il cambio dell'ora legale settimana, però sì, dovrebbe essere l'ultima di ottobre, quindi sì. 1 novembre due partite, loro 18:30 e quindi chi fa l'entrata, la prima non farà sì, tutte e due. Voi 18:30 le femmine e 20:30 i maschi, chi fa l'entrata dovremmo essere io e Nicolò, perché chi fa l'entrata non riesce a commentare, perché perde la voce, tu non lo sai mai così. E i maschi con chi giocano? Non lo so, giocano col 20:30, allora vediamo, io l'ho visto. Perché Luca è già pronto. Sì, Luca Spippola. Abbiamo mezzo corona, ma mi sembra perché gioca mezzo corona. Quindi abbiamo in casa le ragazze. No, in casa più in mezzo corona, esatto, sì, mezzo corona. Mezzo corona, alle 20:30. Io vado a prendermi giù una bottiglia d'acqua, ci rivediamo. Va bene, ciao. A dopo. Spingo. Ok. Sì, grazie Bianca. Tanto Luca Spippola. Salerno 17, Cassano 9. Le ragazze, 30 del primo ti confermo tempo. Confermo che il 1 novembre no, giocheremo in casa col Casagrande, non col Brixen, col Casagrande. Casagrande? Casagrande, quindi avremo Cassano Casagrande femminile e Cassano mezzo corona per quanto riguarda. Lo vedo, sì. Casagrande Padana. Diretta Marathon Embolo, due partite. Esatto. Dopo aver espletato le attività tipiche del 1 novembre, quindi vi invitiamo per un pomeriggio intenso in quel di Cassano, nel palazzetto TAC. Prepareremo le zucche e tutto quanto. Quindi a tema con le zucche più novembre. Dolcetto scherzetto faremo. E quindi se non venite al palazzetto. Abbiamo due belle belve però, come abbiamo come system manager Davidino Bianchi, abbiamo come cameraman Dorio, quindi abbiamo due pivot da pallacanestro. Quindi cosa mi dici Luca? Sì, vogliamo raccontare un po' a partire di ieri sera. Ah sì, maschi. Un bel 20-19. Sì, guarda. Fuori casa, a Molteno. È stata una partita strana, dai, più che due volte, addirittura 3-4 volte, perché la posta in palio era importantissima. Avevamo da un lato il Molteno che veniva da buone prestazioni ma da 4 sconfitte. Infatti ho parlato sia con l'allenatore che con il dirigente. Sì, mi ricordo anche. Mi fanno tutti i complimenti, però che complimenti non faccio classifica perché sono anche 0 punti, mi ha detto Scalia. Mi ricordo che tu avevi parlato poi con l'addetto stampa, esatto, della squadra che aveva giocato con la Zada di Pessano, quindi ci aveva raccontato un po' anche lui, aveva fatto anche lui sì, complimenti. Quindi noi venivamo da buone prestazioni prima, ma c'era stata la scoppola qua contro Trieste, quindi non si capiva con che stato in armo si poteva andare lì. Io te lo posso dire, te lo posso dire perché ero negli spogliatoi, ho assistito al discorso di Petazzi. Quindi è stato molto chiaro Petazzi, ha fermato i giocatori, ha parlato della differenza tecnica che c'era, ma il must era andare a vincere a Molteno. Per cui diciamo c'è stato un inizio di partita un po' titubante da tutte le squadre, quindi qualche pallone perso nei primi minuti. Poi man mano le squadre hanno preso confidenza, sono sciolte, quindi buoni 25 minuti del primo tempo, si è vista anche della bella pallamano, devo essere sincero, io ero lì ovviamente come tifoso del Cassano, però
mettendomi nei panni di uno spettatore neutro, si è visto del bel gioco. Il Cassano con Belotti centrale che riusciva finalmente a fare manovre fluide, e lo stesso Cassano. Molteno che ha inserito, che è arrivato il transfer ieri mattina, il pivot Ochoa, e le collaborazioni tra pivot e Barz hanno creato 3-4 belle azioni, ci ha messo un po' di difficoltà, quindi primo tempo molto bello. Ricordiamo che Cassano giocava sempre senza Sisci e senza Obrad, da due titolari, possiamo dire. Per cui si arrivava alla fine del primo tempo, dove purtroppo è successo il fattaccio, tra virgolette, c'è stato un fallo su Di Ochoa, su Belotti, proprio a pochi secondi alla fine. L'azione è continuata, Said ha segnato il gol. Tentativo di rimessa veloce del Molteno a 2 secondi alla fine, pivot che si gira, tenta il tiro da metà campo. Belotti nel passaggio vicino, quando lui si rialzava, lo tocca dentro, lui è un po' accentuato, però alla fine è successo un po' di parapiglia, tutto quanto. I giocatori sono stati divisi dai rispettivi compagni, però a questo punto gli arbitri hanno deciso di usare la mano pesante e hanno estratto immediatamente cartellino rosso seguito da cartellino blu per entrambi i giocatori, e questo ha portato uno a aumentare l'aggressività delle due squadre, che nel secondo tempo, nonostante sia stato intervalli di mezzo, e poi soprattutto sono venuti meno due giocatori importanti che hanno ridotto notevolmente il tasso tecnico, perché Belotti era quello che ci ha fatto fare del bel gioco come centrale. Ochoa era la sponda ideale per il terzino, che è venuto meno nel secondo tempo, si è spento, infatti Gasper era tenuto molti minuti in panchina, quindi il secondo tempo è stato dal punto di vista tecnico notevolmente inferiore, quasi brutto oserei dire, e poi la partita è stata combattuta sui nervi, ma ci sono stati molti palloni persi, molte palle sprecate, molti gol o tiri forzati, e poi alla fine nonostante tutto il Cassano è riuscito a prendere quei 2 gol di vantaggio, si arriva a 2 minuti dalla fine con 2 gol di vantaggio, 3 palloni persi su 4 giocate nell'ultimo minuto, 2 palle perse dal Cassano e 1 palla persa da Molteno, per fortuna avevamo quei 2 gol di vantaggio che siamo riusciti a portarlo fino in fondo, però ti posso dire l'ultima palla del Molteno a 8 secondi alla fine col Cassano sopra di uno, quindi se non perdevano quel pallone assolutamente in maniera gratuita ci arrivava al pareggio. Quindi è finita 20-19, giusto? 20-19 col Cassano che vince di una sola rete. Quindi Cassano ha perso in casa solo col Trieste, poi le ha vinte tutte. Ha perso no? In casa col Trieste e pareggio a Pesaro. Pareggio a 7 punti in classifica, sì, sì. Adesso siamo 4 squadre a pari punti, a 7 punti, a inseguire Bolzano che è a 8, ma ovviamente ieri ha giocato la Supercoppa italiana vincendola contro il Fasano, quindi è una partita da recuperare, anche se è contro l'Epan, quindi mai dare nulla per scontato. Mentre a 7 punti abbiamo appunto Cassano, Pessano, Trieste e la quarta che adesso mi sfugge, te lo dico subito. Quindi Bressanone forse, non lo so chi sia. No, Bressanone non mi sembra, perché ha perso ieri il derby col Merano. Lo stesso Merano magari. Può essere, sì, può essere Merano, sì, esatto. Trieste, Merano, Pessano e Cassano. Merano e Merano, quindi era Merano. Sì. Va bene, adesso possiamo, le squadre sono tornate in campo anche là, quindi stiamo per riprendere. Torniamo su questa partita, buon finale del primo tempo del Cassano, abbiamo detto, però i gol da recuperare sono ancora 8 e soprattutto la squadra che è di fronte si chiama Salerno e ha un pezzettino di stoffa con 3 colori sulla maglietta, quindi sì, che prendesse in carica, ha battuto l'anno scorso il Conversano, ci siamo ricordati, quindi ritornate in campo la Gomez, come abbiamo il Carmen, era troppo lungo, abbiamo richiamato Dori ovviamente che stava chiacchierando sugli spalti, e abbiamo il nostro system manager anche Bianchino che sta spippolando, sì ormai ti abbiamo, per la tua continuità e impegno ti abbiamo promosso sul campo. E quindi riparte ovviamente Salerno dal punteggio 17, Gomez scala, Guendalina se la perde, brava Camilla, cerca di tenere. Rupes nel rispondatore ha fatto una bella romanzia, perché il Salerno è rientrato in campo decisamente più concentrato rispetto al finale di primo tempo. Probabilmente pensavo di aver già chiuso la pratica, ma il loro allenatore li ha riportate alla ragione. Abbiamo perso una palla in attacco, avete visto il passaggio con la Gomez che dall'alto della sua
potenza fisica, è riuscita con la manina, scusa Bianca, è riuscita, intanto è tornata Bianca. Io saluto Giuseppe Ronga, tifoso del Salerno, che dice forza Salerno, poi invece in altri nostri amici tipo Cesar Marius, Federico Speroni, Barbara Meneghin, la mitica Barbara, Daniele, anche Antonisia l'ho pinto. L'Antonisia, dai, ciao Anto. Quindi intanto rigore per il Salerno che ci ha già punito il Cassano, abbiamo ancora Gomez contro Milica, vediamo. Ah, è andata dalla parte sbagliata, Gomez la punisce sul palo di sinistra. Cos'è? 19-9. Torniamo a meno 10. E torniamo a meno 10, cosa aveva detto Luca, da cui eravamo partiti a 5 minuti alla fine del primo tempo recuperando due gol, andando sotto di 8. 19 Salerno difesa, 9 Cassano in attacco per 1 minuto e 45 secondo tempo. Scarico ancora, va. Ecco, c'è lo spazio, è sul primo palo, punisce. Bravissima la Zocca. Mili Zocca è bravissima, c'ha una leggerezza di movimento che è fantastica. Tiene la Camilla, brava ancora, mano Lauretta, è andata a pulire quella palla. Brava Lauretta, tutto quello che va passa da quelle parti. Bene Cassano, abbiamo fuori Erika, brava su Camilla, tieniti quella letta. Bassanese che ha svolto quel compito nel primo tempo. La trombetta ha cercato il taglio da secondo pivot, ma Lauretta l'ha tenuto sulla diagonale e gli ha impedito di farlo. Anzi, adesso siamo passati, sembra quasi una 3-2-1, perché vedo anche i secondi molto molto brava, buoni. C'era, però è partita prima Milica. Riusciti a condizionare il tiro, quindi è potuto intervenire Milica con abbastanza agevolmente. E salutiamo anche Obad che si è collegato e sta guardando la partita. Sì, la Milica sta ricevendo. Brava Camilla Uada! Ehi! Cosa vuol dire questo? Che domani porterà da mangiare. Esatto, l'avete anche l'ha voi già detto, bella gol sul campo di casa, primo gol. Per il gol quanto per il cibo. Esatto, il cibo di che Bianca mangerà nel suo compagno di squadra. Gol di cosa? Ma devono andare sotto di 10 per fare due gol il Cassano, sempre così. 12 Cassano, 19 Salerno. Meno 7. Piano piano, meno 7 però, piano. L'altra volta era meno 8. Esatto. Se andava da 10 meno 8, come mai meno 7? Vuol dire che ha recuperato di più. Mari, oh brava! Se tiene giù le mani, fa uno sfondone la Gomez, se tiene giù le mani. Presa un po' più aggressiva, sono passati da 5-1, 3-2-1 con i secondi fuori da 9, quindi per ora abbiamo recuperato qualche pallone e siamo piano piano risalendo la bello montagna. Brava Bellauretta, è andata a schiantarsi contro la coppola, hai visto che bello Michela, seconda fase, vediamo se si arriva con troppo passi, tardi passi, passi, si è chiuso c'era, quando hai detto pivot c'era lo scarico, c'era. Attenzione, brava, bene Cassano, guardate il Sasso come dice, bene così è da sottolineare anche. Secondo me è l'ottima prestazione di Milica che sta neutralizzando un sacco di tiri da fuori. Sì, e soprattutto vabbè, quando parte prima. Perché dai contropiedi non è facile, no, parte dei gol almeno. Infatti questo è un fattore importante, perché quando prendi tanti contropiedi magari è facile demoralizzare, però lei è riuscita a mantenere concentrazione. Sì, parlavo di te. Quindi l'ha sentito comunque, ha sentito Bianca parlare di lei, ha detto qualcosa, ormai siamo troppo social. E quindi bene, ci fa particolarmente piacere e ci viene un modo di pensare. Bello, eccola, scarico Panione, sì, no, sì, ritorna. Sì, no, dai, no. Camilla, non questa, dai, non Gianni. Questa, tienila, contro brava la adesso, contro sì, contro quel treno lì è difficilissimo. Peccato, Camilla. Stiamo parlando di lei. Esatto, ma anche Camilla si è emozionata pensando che deve portare da mangiare su questo. Adesso deve portare troppo, infatti la cambia subito. Infatti gli spiega il senso corretto. Poi siamo andati a pagare troppo da mangiare. Esatto. Quindi siediti che... No, lì era roba da andare giù con gli orecchi. Hanno girato quattro giocatrici per sostituirti. Sì, esatto. Forte. Questo ti fa piacere. No, l'altro pivot che era mia sostituta l'anno scorso è infortunata anche lei. Quindi. La Gloria. Sì, è vero, Montoli. Molto brava la Gloria. Eccola lì. Canziani, no. Va, lui deve andare, scarico ancora, andare non riesce a entrare, ripartiamo. Che fatica. Ah, peccato, però c'era un bel fallo su quel braccio lì.
Attenzione, vai sulla coppola, vai. Ecco, io lì stavo fermo e mi buttavo indietro alla grande. Questo secondo me non era neanche fallo, neanche perché fallo. Lei ha perso palla prima dello scontro. Sì, ma siccome era in posizione Lauretta, si teneva lì, come tu sai, predisposta verso l'indietro, andava in porta, perché ovviamente non aveva più possibilità la coppola, se non schiantarsi contro. Un gol del Salerno, scusate. Spippola? Spippola, Luca, quindi 20 Salerno, 18, 12 Cassano, 13, 12, 8, gliene do tante. Si vede che gli do quello che penso che si merita. Stai dando decisamente i numeri. Sì, sto i numeri, soprattutto sempre per il Cassano. Andiamo a giocarci la allenalotto o qualcosa, perché oggi ha veramente dato i numeri. Dato i numeri è sempre per il Cassano, 3 gli ho dato 13, 12 gli ho dato 18, 15 ormai. E un'altra volta non so se gli ho dato in vantaggio addirittura il Cassano. Ma una domanda mi viene spontanea, ma se fossero state in campo le due bianche, come sarebbe stato, Luca? Ancora come ancora partita parte, bene Milizia, hai visto? Milizia ha preso le misure a Ilaria, perché dopo sì, Ilaria ha capito tutto, soprattutto se va sul palo di destra, se già. Sì. Michela, ma il fallo, capito? Fondamento. No, sì. Torniamo sulla coppola, stai lì. Stai lì, quella la devi lasciare. Eccola lì. Secondo errore, andiamo ragazzi, andiamo. La forza della telecinesi di Alessandra. Usate anche la telecinesi adesso. Va. È quello che te ogni tanto riesci a rubare il pallone, usi la telecinese, ha scoperto. No, lei usa la ventosa, perché lei qua ha la ventosa. No, perché prendi il pallone in attacco, sì, ma quando li ruba in difesa. No, è chiaro, lì no, fai cella di cane, sballa la mano, che è un modo per dire non prendere il pallone. È un augurio, come dire. Ecco, Guenda, scarica. Ah, peccato, ma piuttosto che perderla va bene così. Però rimaniamo in attacco. Sì. E siamo al meno 8. Quindi 20 Salerno difesa, 12 Cassano, valore corretto e verificato. Passanese pivot, Michela centrale numero 1, Lauretta a destra. Zocca scarica, vediamo, ritorna Michela. Si gioca uno contro uno. Ah, ci ha provato. Fa buona guardia. Ah, c'era un po' di spazio, se la tiene bassa. Hanno raddoppiato lei e l'area, quindi 9 metri per il Cassano. E vediamo anche Sasha già appunto con un time out. Sì, ma è come Davide, c'è un cartellino verde in mano per tutto. Eccola lì. Ah, peccato, doveva palleggiare. Sotto fallo. Sì. Infatti l'hanno voltata là. E Salerno a questo punto decide di non forzare in velocità, preferiscono optare per un attacco organizzato. Sempre 20 a 12 punti. Ho notato che la coppola va, ma c'è sempre qualcuno davanti. Quindi nella seconda fase contropiede non è così semplice. No, soprattutto le sue compagne non stanno spingendo più come al primo tempo. Molto brava, ovviamente. Corale, molto brava, è andata a prendere l'angolo giusto, numero 18. Lauretta centrale, Zocca a sinistra e Michela a destra. Guendalina alla destra. Canziani a sinistra e Bassanese pivot. Salerno 21, Cassano 12, 8 del secondo tempo, scarica Lauretta, sì, ma deve risalire, c'è un bel muro, ma va Zocca, peccato, era partito, sì, l'avevo visto per la svai minute sulla trombetta. Hanno atteso un attimo per accettarsi le condizioni di Zocca, che era rimasta a terra, ma poi hanno prontamente segnalato due minuti. Sì, l'arbitro di fondo era partito proprio, aveva già fermato il tempo, quindi ho capito. E al suo primo due minuti, la prima della munizione, quindi prima sanzione, esclusione momentanea per Rita Trombetta. Rita Trombetta, vediamo adesso Lauretta, non guarda tanto il portiere, guardate la palla. Ma poi la trafigge! 13-21. C'è Petazzi che dice dai Guenda. Il Salerno rinuncia al portiere per inserire una giocatrice in primo momento, quindi sempre porta sguarnita del Salerno. A fare gol un gol, sì, perché abbiamo fatto 3 tentativi e non abbiamo preso la porta. Ma questa è anche una tattica di questo, diciamo, schema tra virgolette del giocare con l'uomo in più senza portiere, perché c'è questa probabilità che comunque si sbaglia il tiro. Sì, però una volta
l'altra volta, mi sembra Michela, poi quelle non bisogna. Ecco, adesso esce il gioco. Ecco, brava! Zocca sacrifica, va Bassanese! Peccato che io andavo in contropiede lì. Ah, Bassa, no! Io lì, invece che buttarmi a terra, tu avresti ventosato la palla e saresti andata, no, con una mano sola. Tutto ormai avresti fatto così. Era più possibile andare in contropiede, era meglio fermarsi e gestire quel palla. No, lì prendi la palla, non ti prende nessuno lì. Il mio ginocchio non posso buttare. Sì, va bene, però parliamo. Non mi posso più piegare. Nelle migliori delle condizioni, una mano sola, si sta in piedi, si palleggia e si va. Comunque, nulla di fatto, rimane Salerno in attacco, sempre con rinunciando al portiere. Brava Bassanese, prende quel pallone, un po' meno brava, puoi scaricarlo con un intercetto da parte. In tutto ciò, la Zocca si è presa una pallonata. Sì, esatto. Esatto. Lasciala. Passi, brava, passi, Lauretta. Passi. Molto intelligente Lauretta. Siamo palla, ma il Salerno nel frattempo è già riuscito. No, Milizia no. Il portiere tra i pali. Ho capito, voleva servire a Canziani, ma c'era la Laura lì vicina. Ah, peccato, fuori. Coppola, ma... L'ha visto, ero lì. Palla è uscita. Ero lì. Monica ero sosteneva lì. Di aver fatto il prendere. Lui addirittura l'ha visto con proiezione del gol no gol, quindi lo sa. Michela. Ah, che bello spazio che c'era, brava. Era un pelino lungo il passaggio, quindi quando Zocca ha preso palla si è trovata contro il difensore. Sì. Purtroppo è ritardato il passaggio, altrimenti lei avrebbe scaricato. Passaggio un pelino lungo, hanno capito tutto le giocatrici del Salerno, quindi si sono piazzate a prendersi prontamente lo sfondamento. Avete visto come ha scalato l'ultima di destra, si è dimenticata dell'ala, è andata a prendere la posizione numero 2, ovviamente Zocca arrivava, non poteva scaricare perché il passaggio è stato ritardato. Gomez. 40° minuto, 20 alla fine, 19. Tanti ormai. Passi di Ilaria. Sì, ma non aveva mollato il primo palo, Mirizza, però, era lì. Ilaria l'ha anche... Eccola lì! Ma che inferno, bello! Lauretta quella Bagnazzi. Sciacalla della Lauretta non ha alzato le braccia come fa lei di solito. Va, Gwendalina, vai che ce la giochiamo. Tienila, brava! Sì, 2-2! Io vado a ribattuta, Michela, ribattuta! Ok! Ma cosa godiamo? 21-15, meno 6. Meno 6, zitte. Meno 6. Ma allora diciamo, ma se c'era bianca e bianca, ma cosa succedeva? Magari un tragolato. Diciamo che il Salerno mi sembra un po' affaticato. Sì. Hanno già da qualche minuto deciso di non spingere contropiede in seconda fase. Adesso sì. Proprio la stanchezza mi sembra stia affiorando in pieno. Vediamo sì, se ma anche perché la Coppola, ti dico la verità, che la faceva più ostia. Continuare ad andare avanti e indietro così. Tienila Canziani, tienila. Brava, sì. Inizia anche il mio, però, brava Erika. Doveva spostarlo un po' di più, secondo grave me. Questo affaticamento del Salerno e se sì. Riusciamo a recuperare questi 6 gol, 18 minuti alla fine. Ricordiamoci che questo affaticamento è direttamente proporzionale alla... se l'è persa. Parlavamo diciamo, della Coppola subito entrata. Il tasso tecnico, quando tu ti distrai un attimo, è implacabile. Quello ovviamente non si può far nulla. Quantomeno, non bisogna dimenticarsi pivot. Certo. Ma se più ci si chiama Antonella Coppola o nel caso opposto, Bianca del Balzo, ovviamente. Due ragazze che non vanno mai lasciate da sole. Da sole, esatto. Adesso Lauretta centrale, Zocca. Piace ancora a me Zocca veramente con questa leggerezza. Guardate due. Questo è ovviamente sliding doors. Queste qui sono quelle che si chiudono così e ovviamente è tutto lì. Difficile, eccola lì, Michela, brava Michi, guardate bellissimo. La Coppola, diciamo che Gwendalina ha sbagliato un paio di tiri inizio partita, adesso mi sembra un po' timorosa nell'andare al tiro, perso destra, vai, dai, oh no, sì, bellissimo. C'è qualcuno sugli spalti che fischia, però è gol del 17-22, Luca. Scusa. Meno 5, ragazzi. Chi lo diceva? Avevamo detto, compito quindi, è... dimezzato il divario del primo tempo. E da meno 10 siamo risaliti a meno 5. Non è finito meno 8? Ottimo trend. Sì, però abbiamo avuto anche più 10. No! Milizia! No! No! Sulla... ce la siamo persa la ribattuta, che peccato, tra Lauretta e Michela, c'è Michela che sbuffa, forza Michela, sono un po' stanchina, dai,
Oh, troppo forte, ce la sta mettendo tutta le ragazze. 17 che sono in attacco, 23 Salerno in difesa, completo verde. Stiamo assistendo a bei momenti di pallamano. Davide contro Golia. Intanto si era un po' bloccato, adesso recuperiamo un po' di spazio. Eccola! Ah, peccato! Alessandro Di Matteo e Giuseppe Ronga sempre forza Salerno, anche Boia Milanovic, UE Salerno, e invece Eros Bellotti, papà di Matteo, dice sempre forza Cassano. Sempre noi, forza noi Cassano. Facciamo streaming per il tifo di tutti gli altri. Vabbè, sono tutti qua, Sono tutti qua, esatto. Diciamo che è più facile che ci seguono. Bravo, ma mi sei salita di brutto, ragazzi. In trasferta, come ieri noi da Molteno avevamo moltissimi di Cassano collegati, chiaramente, quindi quelli di Cassano si spera che vengano a Palazzetto per la sera dal vivo. Assolutamente grande, veramente ha preso le misure all'area, ma adesso sta prendendo misure alla Gomez. Va sulla palla, sull'angolo giusto, scarica, Canziani riparte, tanto tagliato il pivot. Un po' spinta, ricordiamo l'ala di là, abbiamo perso l'ala, abbiamo perso l'ala adesso. Michela, brava. Io lì però passavo al centro, comunque va lì. Comunque c'è un problema di difesa della parte di Lina, perché c'è Guendalina che non sta tornando, forse sarà stanca. Infatti ci parla su Sasha, spende il secondo time out sul punteggio di 24-17, 15 del secondo tempo. Il Cassano ha recuperato fino a meno 5. Ora è già a meno 7. Vediamo se riusciranno a trovare l'energia, perché dopo il calo fisico evidente del Salerno, anche il Cassano, avendo anche meno turnazioni a disposizione, qualche errorino dovuto alla stanchezza, si inizia a vedere anche nei piedi del Cassano. Vediamo se riuscirà a trovare le energie sufficienti a recuperare ancora qualche gol, magari portarsi sul finale di partita proprio a ridosso e mettere in difficoltà ulteriormente il Salerno. Adesso vediamo, ricordiamo, mancano 15 minuti, siamo a metà esatta dell'intervallo. Il Salerno qualche passaggio a vuoto l'ho avuto, adesso probabilmente beneficerà anche il Salerno di questo time out chiesto dal Cassano. E vediamo cosa si inventa. Infatti Gianluca Amato suggerisce all'allenatore Salerno di sfruttare Casale e Lauretti per dare qualche cambio. Vediamo se sono entrati in campo. Mi sembra vedere la Casale in questo momento. Casale già dentro, esatto, sì, sì, abbiamo visto. Quindi infatti secondo da sinistra. Lauretti scarica, prova, ma c'era già ovviamente il numero 33 che è andato sulla diagonale. Ci stavamo perdendo l'ala, adesso abbiamo l'ala di qua, dobbiamo tornare. Ah, molto bravo il Salerno, molto bravo a scaricare bene, bella esperienza delle giocatrici. Bellissima seconda fase, purtroppo se non torniamo tutti con la stessa voglia. E con lo stesso tempo, perché infatti sono centrate. Guendalina che sta rinunciando troppe volte a tirare. Anche in questa occasione lei è saltata per passare al pivot, non c'era il pivot, ha aspettato che entrasse. Sasha ti ha ascoltato perché si sta riscaldando Rebecca. Okay, è vero che nel primo tempo ha sbagliato qualche tiro, però ha dovuto fermarsi. È una giocatrice della sua esperienza, ci aspettiamo che risolva più in fretta queste avversità e si riproponga il tiro. Poi il tiro puoi sempre sbagliare, non mi interessa, però ci devi provare. Sul tempo Lauretta, e adesso c'è... Ah, peccato, ancora non ho ancora capito come para quel tipo di portiere lì. Monica Pustanal, se proprio dobbiamo trovare un piccolo difetto, tende sempre ad andare bassa, va molto sporca, quindi dovrebbe cercare di aspettare una frazione di secondo in più e tentare un tiro un po' più alto. Diciamo più alto o pallonetto? Diciamo seno di poi. Sì, e poi diciamo che per una giocatrice come Erika, che comunque è giovane, non è facile tirare il portiere della nazionale. Sì. Passi. Bianca aveva detto passi, non so perché. L'hanno detto anche gli arbitri. Michela, finta, va, si fuma la diretta, ha perso la palla, dobbiamo tornare. Laura va sul primo intercetto, attenzione, dobbiamo tornare di là, è un po', ma c'è, prendere peccato. Anche questa, peccato, volevo anche sulla ribattuta, era già aperta bene. Guardate Milizia, non sapeva più cosa, non ha fatto neanche tempo a rialzarsi. E si ritorna a meno 9, peccato.
dicevamo, come temevamo, il time out è servito anche al Salerno per riprendere un po' fiato e sono ritornate più forti di prima. Anche perché abbiamo fatto degli errori dei 6 metri. Infatti. Ha recuperato Palla Gomez, ma in area. 2 ovviamente su Michela la conoscono, quindi non la mollano. Bassanese pivot. Lauretta sinistra, Zocca centrale, quindi cambiamo un attimino. Risale l'ala, Scala, Canziani, va Lauretta, sfinta, difesa in area, ormai c'era. Questa la... è molto bella. Infatti, una bella chiaro, sì, molto bella schema. Difesa in area. Cambio portiere, quindi entra Elisa Ferrari. Altro portiere. Altra Baelva. Sì. Molto brava. Lei da Salerno, della quando toglie Monica Puzzo, mette dentro Elisa Ferrari, che è il secondo portiere. Non, anche della non so se mi spiego di separare cadute. L'avevo visto prima fare gli esercizi di spaccato con il tallone all'incrocio dei pali, quindi non deve essere semplice per Lauretta. Panion! Ed eccolo lì! Poi, la nostra Elisa, io parlo un po' d'omo mia perché sono un ex portiere, ha messo su anche una fantastica scuola di portieri con dei corsi, con delle tecniche innovative, quindi ci fa piacere che oltre a essere brava, tenti di trasmettere già adesso che ancora in attività le nuove leve, soprattutto ai portieri, tecniche, tattiche, proponendo anche cose nuove. Quindi bene, ma io mi complimento con Lauretta perché nonostante tutto questo lei l'ha infilata. Perché uno contro uno, 6 metri, ah, se l'ha dimenticata, stavolta Lauretta si è dimenticata l'ala. Sì. La seconda parte Michela, ehi. Chiaro che sacrifichi molto, prendi tante tramvate in attacco. Sì, abbiamo fatto inizio di difesa con la difesa ancora più aggressiva, 3-2-1, che d'altronde è molto dispendiosa. Quindi dopo rientra Camilla, pivot. 20 minuti, qualche errore ci sta. Poi, soprattutto quando tu hai di fronte non una squadretta qualsiasi, quindi... in tutto reso più difficile dal valore dell'avversario. Chiama schema la Bassanese, parte Zocca, adesso va, entra lei, Scala con, allarga, uno si gioca l'uno contro Michela. Sì, io quasi lì, infatti Michela dice qua ma non... Se fischi così enfaticamente, però con 7 metri potrei anche fischiare. Esatto, un 7 metri dovrei, potrei anche, infatti l'aria è andata là a dirle, qui la devi tenere chi Michela. Chi è la voce femminile che sentiamo? Glielo diciamo? Dai, lo diciamo? È la nostra mitica Bianca del Balzo, ehi. Caro il mio Jan Hansen. Si è perso un bel passaggio. Sì, era un po' troppo verso portiere, però... con la mano ventosa doveva cercare di arrivarci più vicino. Io l'avrei fatto rimbalzare di più col senno di poi. Questi tra i miei passaggi preferiti, oltre a quelli alti. Adesso guardi, più che 3-2, sembra quasi una 3-3 adesso la difesa. Perché tu la recuperi con una mano sola, quindi per te è semplice. Sulli, brava! Peccato, buona collaborazione. Però c'era la gioca in traslazione, non era ferma. Esatto. Non era ferma e quindi ci può anche stare. Intanto abbiamo perso il livello di 5, siamo a meno 10, che è quello che c'è. Siamo tornati a meno 10. Dove speriamo di riprendere un po' di gol. Certo, è chiaro che però i ragazzi sono molto più stanchi perché hanno molto meno cambi. Infatti adesso abbiamo Lauretta in panchina, è entrata Rebecca. Scarico, eccolo lì, bello, questo è uno schema, voi non lo sapete ma è uno schema. Che dai e vai, e quindi si gioca Michele uno contro uno, va a liberare. Che muro verde! Che muro che c'era lì! Cos'è? Tanto ha fatto un bel passaggio, però era fermato. Il fallo. Rebecca Vallala era doppio pivot. Ripartiamo con Michela che va a minacciare. Sì, tutto. Tanta roba verde. C'era anche la destra libera, però nessuno se ne è accorto. Stanche, c'è anche Zocca stanca. Sono un po' stanchina. Va! No! La C non ha... Non cambia angolo. Vai Canziani, prendila. Quindi 28 Salerno, 18 Cassano, con possibilità per il Salerno di aumentare dal meno da più 10. E chiama chi? Time out Salerno questa volta. No, siamo out al Salerno. Sì, spende il secondo. Non gli va bene come sta giocando la Casale, l'allenatore. Il Rupec Neven.
Quindi c'è da intervistare l'allenatore, la Coppola. Antonella Coppola, abbiamo preso accordi. Sì. E poi il Davide, dov'è? Il Davide è di là, c'è cioè, Davide Colles in panchina. Davide Colles che in ruolo inedito di DAE, quindi addetto al defibrillatore. Bene, ok. Allora le ragazze corsi. Corrono tranquille, guarda. No, ma per me corrono tutte. Per me c'è qualcuna che fa finta di sormare. Fa finta di per farsi defibrillare, Attenzione, attenzione. Fa finta di avere un attacco al cuore precoce, un'aritmia, possiamo dire un'aritmia, dai. Poi cosa vieni tu col tablet? Ci mettiamo dove? Non farmi il Davidino. Ma c'è bisogno dietro anche del pannello o no? Ma dov'è? È nella palestrina adesso. Quindi cosa siamo? 21:46, quindi ancora 8 minuti e qualche secondo con il Salerno in possesso palla, 28-18. Salerno adesso ha l'occasione di portare il a più 11. Sì. Vediamo se le ragazze riescono a tenere botta. Che tu conosci tutto ovviamente. Sì, Janansen è bianca. Brava, Camilla non ha temuto. Il ginocchio, quindi l'abbiamo cooptata come... Quindi adesso vediamo che va Coppola a battere 9 metri. Abbiamo avuto Camilla che è intervenuto, Gomez, esci, brava. Sì. Si sono fatti infilare. E ecco più 11 che diceva Bianca. Camilla scarica, Michela. Scarica su, Zocca, cambio di dire. Ah, peccato, ritornava. Vai! Mano sola, hai visto? Le situazioni un po' confuse. Insomma, questo fa la 2 minuti della Gomez, però da dietro. Ah sì, l'ha praticamente scaraventata contro, se non sbaglio, Zocca addirittura. Sì, ha preso Camilla da dietro, che ha inciampato e è andata a sbattere con... Ma Gomez era dietro. Quindi è chiaro che è un fallo, anzi, forse, vabbè. Quindi diciamo, 2 minuti superiorità numerica del Cassano. Camilla cambia, entra Aurora. Aurora non ha capito lo schema, Bassanese glielo deve ridire. Questa è una cosa che io ho capito. Ah. Non sento mai... almeno 3 volte. Infatti ora ho detto ma gli altri non hanno considerato io. Certe volte anche, non ho capito. Esatto. Prego, please. Okay. Io sto in mezzo. Va bene, vediamo quindi 29 Salerno, 18 Cassano. 7 alla fine, rente trombetta a destra. Chiama, non so cosa chiama, Sasha in mano, non penso che chiami il timeout. Comunque vediamo, brava Canziani, visto che ha preso una mano, che ha fatto la numero 33 palla alta. Trombetta. E se la tiene, brava. Sulle mani in questo caso, sulle mani che arriva. Vediamo passivo, 1. Trombetta tirerà una... Ed ecco, è partita Guardi, prima, ma c'è la Bassanese. Brava, scarica su Michela. Ah, sì, Rebecca! Non prende la porta. A palo, ho preso il palo, allora... Ho cominciato il palo, sì, appena. Palo sullo spigolo di qua, sì, allora ho preso il palo. Però è dall'altro spigolo che bisogna prenderlo, quello che rischia di ribatterlo all'interno, sempre col senno di poi. 29-18. Tutte profonde, ragazze del Cassano. Non ha fretta, mancano 20 secondi al rientro della Gomez. O quantomeno della settima brava giocatrice. Brava Michela, l'ha visto il quarto errore questa volta. Milica, la lunghezza era giusta, era perfetta. Il successo dipende da due cose, dalla lunghezza ma anche dalla direzione. Devo dire che lì non era pressata, ha avuto il tempo di guardare, il portiere non stava rientrando, poteva anche sperare in un rimbalzo, tirare corto, però la direzione era importante. Eccola lì, che va, brava, anche lei palo.
dai Milis, no, bruttissimo, no, questo è bruttissimo passaggio, ma peccato, Michela prova, sì, a riprendere, bravissima, solo di qua Erika Canziani, ma Elisa Ferrari per tempo ma non ha il tiro alto, è tutto mezza altezza, il terzo intanto il punteggio fermo sul 18-29 da qualche minuto ormai. Erika, il terzo tiro che fai alla stessa maniera, devi anche un po' cambiare. Quarto, sì, io devo dire, però adesso era proprio 100%. Entra una giovincella, la conosci quel pivot lì? Numero... Allora, salutiamo intanto il tuo spasimante Gianluca Manti, 5 minuti e devo scappare, comunque sempre grazie per le belle dirette ragazzi, un saluto affettuoso alla Bianca, birra pagata post partita per te, ciao. Invece e noi niente, vabbè, noi niente, grazie, grazie, sappiamo. Io non dimentico, okay. Va bene, l'occasione c'è. Ok, quindi 30-18, il Salerno ha punito, è andato a più 12, col Cassano non ha sfruttato l'inferiorità numerica, errori dai 6 metri, Michela scarica su, lei guarda, bello, dove tirare, Zocca guarda cosa fa il portiere, e la punisce il primo palo. Sta confermando partita dopo partita. Assolutamente 7 gol. No, certo, il suo danno è come voi, è logico, i recuperi sono diversi. Beh, ma ne fa una, ecco la trombetta, aveva già le gambe giuste, Milizia, perché sapeva che tirava là, ma non poteva, troppo abbandonare il primo palo, 31-19. Eccola lì, guarda, 8 gol, ma per me è quasi tra gli MVP della partita, per me Zocca. Sì, della partita, anche della, non della squadra del Cassano Magnago, sì, è la migliore giocatrice in campo. Sì, sì, è sempre lì che sembra che passi per caso. Eccola Alessandra. Lì, scarica Rebecca, una mano, dai. Attenzione, rischiava i passi, peccato. Però doveva lasciarla, ho capito, ma se uno sul 9 metri non si allontana poi interferisce, chiaro che sono 2 minuti, però uno fischiato il fallo si deve allontanare. Giovincella che entra in porta, nostra Arianna Ponti, bene, flicco floc tra Luca e Bianca, allora con Arianna Ponti, Michela Zocca, va! 9, MVP assoluta, tieni, a peccato, l'è scappato, Rebecca era in arretramento e aveva la mano giusta, ma era in arretramento, ha dovuto far passare il tiro, 32-21. Quello che ha mollato un urlo in campo. Non ho sentito, adesso è cambiato ancora con un'altra giovane che ora va a pivot, esce quindi Aurora. La Bertani a pivot, Mirea e Pussinelli. Cos'è il sesto cambio di ruolo lì? Esatto, sì. Perché le provate tra un po', prova. Sei pivot diversi per cercare di sostituire la nostra mitica Bianca. Assolutamente, per me tra un po' prova Silvia Beltrame pivot. Ok, 21 Cassano 32, ridiamo un po' perché nonostante tutto è stata una partita molto tirata e abbiamo visto momenti di sprazzi del Cassano, ovviamente che eccola lì, persa palla ma recupera, brava ovviamente la neo entrata a contenere l'ala destra del Salerno, 32-21. Classe 2000, quindi 17 anni. Sì, assolutamente. Passi. Sì, ma sono minutaggi in questa partita. Vai. Ci arrivano, fa buona la presa, la fregata. Brava. Ha gestito bene questa palla. Brava, ha gestito bene la palla. Il più grande quando si recupera le palle è passarle da terra. Sì, esatto. Esatto, e quindi lei ha un po' recuperato gli errori che hai fatto da alla sinistra. Adesso abbiamo anche un terzino destro nuovo. Camilla Pussinelli. È la Camilla, che è stata, è vero, è stata inserita dopo. Sì. Eccola lì. Camilla. No, è qua, eccola lì, è vero, se abbiamo, esatto. Cos'è? Ma è 56, bell'anno comunque 56, ricordati. Oggi non ha trovato il via del attenzione, si è fatta fregare.
però finisce il campo. Passi! Andate in traslazione ed è un errore abbastanza, direi, strano per una giocatrice così esperta. Milissa, finisce la partita. Arianna. È finita. Bene, noi dobbiamo chiudere perché il nostro calcio deve andare giù a fare interviste. Sì. Ringraziamo ovviamente Bianca per la presenza. Speriamo di non averti più qua, perché quando sei qua vuol dire che purtroppo non sei in campo. Non sei in campo, ti vogliamo in campo. Ci vediamo mercoledì prossimo allora.